Ambassador Renegades, la voce è quella di Antonio Bach che vi tiene compagnia sempre durante questa fascia oraria 17-19, ma oggi c'è anche Anastasia che salutiamo. Buonasera. Per farci da radio il talent. E abbiamo oggi, ragazzi, che siamo qui, facciamo un applauso anche a Marzia Palestini di Ambiente Salute del Piceno. È un'associazione che si è creata. Ci dici il perché, Marzia? È una cosa importante. Salve a tutti, piacere essere qui. L'associazione si occupa di tante problematiche ambientali che purtroppo stanno aggredendo il territorio, ma al momento la nostra priorità assoluta è fare in modo che non parti mai la realizzazione della centrale di stoccaggio gas nel sottosuolo di San Benedetto del Tronto. La centrale dovrebbe essere sarà purtroppo, speriamo di no, realizzata nel quartiere Agraria, ma non riguarda soltanto il quartiere Agraria né Porto d'Ascoli, bensì tutta la parte sud della vallata di San Benedetto. Come sempre. Fino addirittura, certo, a Cutra Marittima. Cioè addirittura, cioè immaginate comunque, ci sono chilometri, 30 chilometri più o meno di distanza, eppure succede, può succedere, ecco, come cosa. Speriamo di no. Marzia, ma i lavori? Come stanno? Cioè, non sono, cioè, non hanno iniziato niente? I lavori reali non sono iniziati. Okay. Al momento siamo ancora nella fase del procedimento, quello che chiamano i tecnici endoprocedimento, ma che ormai è giunto quasi a conclusione. Dopo la valutazione di impatto ambientale positiva, favorevole, fatta dai tecnici della nostra regione, illuminati evidentemente da una luce scura, che di colore verde di solito, dollari, sì, oppure forse, di colori molto, molto colorati, tipo euro. Con le stelline magari. Esatto, sì. Noi vogliamo farli tornare alla luce del sole, vogliamo che ci diano delle risposte, risposte che non ci hanno dato, soprattutto negli ultimi, in particolar modo negli ultimi 2-3 anni, in particolar modo la regione, in particolar modo il presidente della regione Marche. Allora, stoccaggio del gas, questa è una domanda. Ci stiamo rispondendo no allo stoccaggio del gas. Anche J.N., grande amico, aveva realizzato un video in sua forma rap, che è quello che sa fare un po' meglio, diciamo, ecco, dicendo proprio no allo stoccaggio del gas e spiegando anche il perché. Vogliamo dare delle informazioni? Stoccaggio del gas, ok, può essere sì o no. Diciamo no perché? Diciamo no perché stoccaggio innanzitutto vuol dire deposito, per qualcuno che non è familiare con gli inglesismi. Certo, esatto. Quindi vuol dire immagazzinamento nel sottosuolo della nostra città, del nostro territorio, riempiendo un reservoir, ovvero un giacimento di gas naturale esaurito già negli anni 70. Questa è una nuova tecnica moderna che le multinazionali degli idrocarburi si sono inventati. Nel nostro caso perché qualcuno, sempre poteri forti, ha deciso che l'Italia dovrà diventare un hub a livello europeo e quindi un centro di smistamento, sempre per i non addetti all'inglese, un centro di smistamento di gas in Europa, e questo non a vantaggio dell'Italia. Esatto. Questo gas non verrà immesso nella nostra rete, né tantomeno nella rete dei sammeltesi, né tantomeno ci concederà sconti sulla bolletta del gas. No perché? Perché questo tipo di impianti è inquinante, pericoloso e svaluta i patrimoni. Quindi va a ledere tre diritti costituzionali fondamentali, quello alla sicurezza, alla salute, certo, e alla proprietà privata. E assolutamente non è fattibile, perché i tecnici, quelli veri, lo sanno, sotto un centro abitato e sotto una zona residenziale ad alta densità abitativa, come è l'Agraria, come è San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Grotta a Mare, Acquaviva, Monteprandone, eccetera. Oltre che abitativo, anche sotto il punto di vista turistico. Certo che ecco. Sì. Cioè parliamo comunque di San Benedetto, Porto d'Ascoli, Grotta a Mare, esatto, e Cupra Marittima, ma anche prende ovviamente la zona sud, ok? Esatto. Anche Martinsicuro, esatto, Colonnella, Controguerra. Faccio un esempio molto semplice. Dal momento in cui la centrale dovesse essere realizzata, ma noi per questo vogliamo coinvolgere il più gran numero di persone, lotteremo veramente quasi fino alla morte contro, dal momento in cui la centrale dovesse essere realizzata dovrà essere messo in atto il piano di evacuazione. Questo significa per esempio che dentro ad ogni casa e dentro ad ogni camera di albergo, dietro alla porta, ci dovranno essere scritte le misure di emergenza da prendere nel momento in cui dovesse suonare la famosa sirena che lancia l'allarme perché c'è stato un incidente, c'è stato uno scoppio, c'è stata una esplosione. Tra l'altro il pericolo di esplosione, jet fire, flash fire in una centrale del genere è imprevedibile ma ineludibile, è imprevedibile solo né quando, ma ci sarà, certo, perché ci sono stati incidenti del genere nel mondo, prima fra tutte ha fatto questa esperienza la California, che ha cominciato a fare questo tipo di impianti già 20 anni fa e poi si è fermata.
Perché non si fa sotto un centro abitato? Quindi, dietro ad ogni porta d'albergo, in questo malaugurato caso, dovranno essere scritte delle avvertenze in cui diranno: se sentite la sirena che suona, che dovete prendere il nastro adesivo che vi abbiamo messo nella cassetta dietro il bagno, sigillare le finestre, mettere le maschere, rimanere in camera e non uscire. Quindi, immaginatevi voi se una famigliola è venuta al mare con i bambini, l'anno prossimo ritorna. Mi piace moltissimo come hai affrontato il discorso, Marzia, semplicemente perché hai detto no allo stoccaggio del gas, però hai spiegato cosa bisognerebbe fare se tutto questo nel momento in cui avvenisse una cosa del genere. No, questa cosa è assurda comunque. Comunque è bello come hai affrontato la situazione, va benissimo. Vi fate veramente, lasciatemi il termine, un mazzo, perché siete Ambiente e Salute del Piceno. Vi possiamo trovare da qualche parte? Ci trovate su Facebook, sul nostro sito e soprattutto domani sera. Oh, eccolo. Domani ci sera siamo. Dove? Domani sera abbiamo indetto un'assemblea pubblica per informare la cittadinanza, non solo di San Benedetto ma di tutto il territorio, sulle ultime novità, purtroppo non positive, di questo procedimento. L'assemblea pubblica, quindi veramente aperta a tutti, è domani sera alle 21:15 alla sala Don Marino della Chiesa di Cristo Re in zona Porto d'Ascoli, San Benedetto del Tronto. Noi ci prendiamo adesso una piccola pausa facendo ascoltare la canzone che registrò il buon J-End secondo amico. No al gas, San Benedetto. Ok, io ho messo la canzone che adesso. Che poi se ci pensi rientriamo. Ok, rientriamo, tanto dura un minuto. Ok, rientriamo. Parliamo detto anche se si allaga a 10 minuti. Come mai? Va in panico. Detto, dopo aver 10 minuti più già va in panico. Senza ci mettiamo una guerra contro il nucleare. Si tenta di arrivare a questa soluzione. Se ne affadirà con questa gente. Okay, abbiamo fatto tanto. Abbiamo fatto tanto. È iniziato nel 2007. Quindi ancora prima. Per di più, per le faccia gialle delle francesi. Ma andiamo per noi. Quindi siamo noi non sappiamo gestire le cazzate totali. Non andiamo a gestire. Bisogna chiudere adesso. Se tu vai a San Metto, io sono cresciuto a San Metto. 10 minuti di pioggia, si allaga tutto. E tu andiamo a farlo gas? Ma come cazzo ci metti mano? Sono andato io questo. Ma che. Quanto può durare? Camorra è matto. Si sono fatto perché non ci vogliono fare le centrali nucleari in Italia. Ma che sei matto? Ma dove cazzo mettiamo? Le centrali di terza generazione. Sai perché? Perché c'è un giacimento. Non siamo dati manca a vincere la guerra, ma che c'è questa no? Perché c'è un giacimento di soprattutto e stoccare significa no. E l'abbiamo ascoltato, questo è J.N., il nostro carissimo amico. Mi è piaciuto moltissimo questa situazione che ha creato J.N. con il video. C'era molta gente, diciamolo, c'era veramente molta gente. Poi c'è una locandina che ha portato Marzia, dove io vedo tanta gente con un bello striscione giù le mani dal territorio, no allo stoccaggio del gas. Tanta era. Molta gente, per la foto c'è stata molta gente, giusto? Nella foto abbiamo messo la fiaccolata che abbiamo fatto a gennaio scorso, che è stato un evento veramente unico, penso, per la città e per il circondario. Siamo riusciti a coinvolgere tantissime persone. Tantissime, credo che veramente. Forse dagli anni, se, non lo so, di lotta continua, allora, che noi non siamo, si riusciva esatto. A mettere tante persone insieme. Comunque, la cosa importante è che tutte queste persone, ma anche e soprattutto di più, ragazzi, domani dovranno andare dove? Ok? Esatto, domani sera ricordiamo l'appuntamento all'assemblea pubblica di alle 9:15 alle 21:15 presso la sala Don Marino, Chiesa Cristo Re, via Damiano Chiesa a Porto d'Ascoli, giusto Marzia? Giustissimo, vi invitiamo veramente caldamente tutti a partecipare, perché meglio di me, che sono forse una persona di buona volontà ma non un avvocato, domani avremo il nostro avvocato, l'avvocato dell'associazione nostra che e altri comitati, esatto, che è l'avvocato dell'Unione Consumatori Marche, che ci spiegherà quali sono le prossime azioni legali possibili che possiamo fare per fondamentalmente ottenere la revisione della valutazione di impatto ambientale, che al momento purtroppo i nostri dirigenti regionali non fanno ponzio pilato, diciamo così. Sì, vai, leviamoci le mani tutti quanti. Esatto. Sono stati invitati molti personaggi anche importanti nella nostra zona. Vi invitiamo veramente a partecipare perché sì, è una cosa è un molto argomento importante. Molto importante, quindi invitiamo veramente tutti a partecipare. Siamo coinvolti tutti. Sono coinvolto anche io che abito più a nord di voi, cioè, io okay, a sud. Ecco, siamo coinvolti tutti perché è normale, è così, no? Se ne è parlato anche quando c'era la possibilità di aprire una centrale nucleare a San Benedetto del Tronto. Si è fatto veramente tanto per evitare questa situazione e ora ci ricaschiamo di nuovo. Bene, anche se mi diceva Marzia, comunque questa è una situazione che si è creata nel 2007. Sì, il progetto si è andato a vedere sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE, vedete che è un progetto partito nel 2007, all'epoca di alcuni governi fa. Poi questi procedimenti sono molto lunghi e per di più hanno
li hanno questo progetto lo hanno volontariamente tenuto sotto silenzio, bypassando la direttiva Seveso 1 e Seveso 2, che prevedeva il consenso della popolazione previa una consapevole informazione che doveva essere effettuata e che non è stata fatta e che non sarebbe mai stata fatta, cerchiamo di farla noi adesso, se qualcuno di San Benedetto, qualche persona di buona volontà, non avesse per caso scoperto questo progetto in un momento in cui era già troppo tardi per intervenire secondo la direttiva Seveso. Quindi noi adesso stiamo cercando di coinvolgere la popolazione, veramente vi preghiamo di venire domani sera perché potrete scoprire ancora meglio i dettagli, per fermarla, perché se non lo fanno i nostri amministratori locali dobbiamo farlo noi. Questa è la nostra terra, io sono San Benedettese Doc, penso che questo è un bel posto in cui vivere, tra l'altro vengo da un'esperienza di lavoro all'estero che mi ha fatto apprezzare ancora di più, certo, la mia città natale. Certo, perché poi quando cambi zona che capisci che la città natale è quella veramente, che è vera, bella. Come dice mio padre, dopo San Benedetto viene il paradiso, ed è vero, noi abbiamo ancora una qualità di vita ottima, ma dobbiamo conservarla per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, anche se non abbiamo figli e nipoti, per i nostri amici, per chi viene dopo, abbiamo un dovere, secondo me. Noi siamo italiani e da buoni italiani di solito facciamo, vabbè, ma ci sarà qualcun altro che ci sta pensando. Ci sta pensando l'associazione Ambiente e Salute del Piceno, però serve una mano che deve arrivare veramente da tutti, tutti coloro che veramente sono all'ascolto. Dovete esserci domani, assemblea pubblica, domani alle ore 21:15, sala Don Marino, chiesa Cristo Re, via Damiano, chiesa Porto d'Ascoli. Ci dovete essere, no, qui non abbiamo non più c'è, il tempo di lavarci nelle mani, non abbiamo veramente il tempo, bisogna farlo o adesso o mai più. Esatto, adesso o mai più, siamo agli sgoccioli della procedura o cerchiamo, anche ormai siamo alle vie corte, quindi ci restano solo le vie legali, o adesso mai più, altrimenti la centrale probabilmente tra questione solo di mesi potrebbe partire e potremo cominciare a vedere 10-20 camion sulla via Salaria che arrivano in agraria e cominciano a portare il materiale a costruire. Va bene, dai Marzia, noi ne abbiamo parlato, mi ha fatto molto piacere parlare di cose serie per una volta e vi invitiamo ancora, assemblea pubblica domani sera alle ore 21:15, sala Don Marino, chiesa Cristo Re a Porto d'Ascoli, mi raccomando, ok ragazzi? Grazie, mi raccomando. Grazie a te Marzia, di Ambiente grazie, e Salute nel Piceno. Grazie. Ciao Marzia.